Però sì, penso che cambieremo gli orari e ritorneremo a fare tipo dall'una fino alle 4:30, 1:30, 4:30, quella roba lì. Perché pensavo che streamare dalle 4 alle 7 fosse più comodo in un qualche modo, ma in realtà è veramente pesissimo e basta. Potrei farla la sera, ma la sera sono stanco, quindi no. Quindi direi che potremmo fare la sera di martedì come facciamo adesso, e dopodiché invece mercoledì e giovedì dall'una e mezzo alle 4:30, tipo. Capito, capito. Perché streamare dalle 4, raga, figa, streamare anche con Briz su. Quanti siamo adesso? Siamo 40 persone, oh. Non so neanche. Cioè, son di più di quello che mi aspettavo, però. I don't know, raga. No, Max, te lo avevo, Dio Cristo. Sì, in 40 perché hanno appena finito un game, per caso. Hanno appena finito un game nei mondiali, giusto? Adesso, infatti. Catrollio, ho persi tutti. Vaffanculo. Speravo di uscire dal range della torre. Rip. Worth lo stesso. No, pedamaster, ho finito con quella. Adesso sto giocando flex. Sto giocando un po' di flex, e cerco di portare il profilo in plat. Sì, Pedamaster, sto giocando Xayah di mia spontanea volontà, volevo impararla. Non lo so, raga, volevo. Così. Ho fatto questa scelta. Vediamo se riaccende la fiamma della volontà questa Xayah. Che però non è brutto, è il campione. Spero che col prossimo buff riesca ad avere un po' più di competitività. Torniamo indietro e guardiamo. Una pink. Grazie per l'energia, Fortesque. O Fortesque, ma insomma. Tutte le volte mi sbaglio. Lucian ti garba? Anche Lucian, in effetti. Anche Lucian. Dovrei. Volevo imparare. Però Lucian è veramente duro per me da imparare.
Qui è andata di straculo che c'è stata Yumi che non è riuscita ad attaccarsi ed è rimasta stunnata. Se no la curava e non la uccidevo mai più. Anche lui, se in effetti vorrei imparare. Grazie per il consiglio, Quick Draw. Ok, buono. Questo game opterò per queste. Bro, non mi fa annullare. Perché non mi fa annullare l'acquisto? Hello? A caso. Vabbè. Mi sto spammando Orianna e Lissandra mid, ma i giocati maghi prima e mi divertono molto, però io non voglio cambiare lane, mate. Secondo me è più facile Xayah Lucian che da Master. La vedo dura, bro. Ma veramente dura. Magari forse l'entry level è più basso, però Lucian ha molte combo. Xayah si basa solo sul positioning, una volta che hai imparato quello che è la base della dell'ADC, la gestisci molto bene. Datemi l'assist. Questa la prendo volentieri. Andiamo. Ciao, Sosar. Perché mi quitti fight in quel modo, Senna, Dio santo. Che odio quando mi quittano i fight così, no? Comunque se avessi flashato in faccia Tristana invece che lontano l'avrei killato. Ah, è uno degli errori che devo fixare nell'imparare Xayah. Ok, dov'è Yumi? Un alleato è stato ucciso. Ah, Yumi è top. Si è attaccata a Vayne, ok. Abbiamo abbastanza danni per ucciderla, secondo me sì. Beh, adesso sicuro.
Andiamo a prendere la first hour. Con che build rune si gioca ora MF? Quella più giocata è la Lethality. Dove ti giochi primo item la Yomu. E secondo item l'Eclissi. E poi continui Lethality. E ci giochi la Cometa con quella. Però puoi giocarla anche critico con attacco sostenuto. L'avrei killata Serge, flashando in faccia a Tristana invece che lontano, perché avrebbe... avrei colpito con più... con più cose. Porca troia, che danni. Più che altro devo guardare quando fira e quando no, perché... tutte le volte non ci guardo. Buono. E perché l'avrei colpita con più piume. Avvicinandomi, le piume arrivavano tutte verso di me, che ero di fianco a lei, e quindi la colpivo con più piume. È stato un errore grave. No, stavo per fare il Kraken pensando che magari riesca a fare più danni col Kraken, ma non penso. Anche adesso il fatto di non avere la tempesta impetuosa ha avuto un impatto veramente grosso. Fare più danni sugli autoattacchi su un campione del genere non so se è la soluzione. Ma è una tattica molto usata, Serge, questa qua con Xayah. Però appunto, non giocando spesso Xayah, non mi viene automatico ancora. Imparerò, imparerò. Oh, zero! No. Mattia, vaffanculo. Ci sta a sbagliare qualcosa in un'analisi grossa eoni. Buono. Continuiamo qui. Utilizziamo il biscottino. Aspettiamo la call del Drake. E intanto cleariamo. Buono. Peccato perché volevo prendere un'altra placca. Squad già al massimo? No. Manco per il cazzo. Non ho capito perché c'è Yumi da sola qua. Aia. Ok. Morto, esploso, distrutto, devastato. Vabbè, figo. Beh.
Grande Puffo, se faccio la kill senza usare il Gale Force, vuol dire che il Gale Force è inutile. E che quindi lo sprechi se lo utilizzi. Va sempre in cooldown di 60 secondi, eh. Quanto è? 60, 90? Quanto cazzo è? 90 secondi, oh. Un minuto e mezzo di cooldown per sprecarlo? What the fuck? Se invece intendevi qua quando ho fatto ulti flash, l'ho utilizzato perché se utilizzavo il Gale Force prendevo un'altra stack della ulti di Yuumi e venivo snerato lì. E quindi non risolvevo. O forse lo compro soltanto per farti rabbia, grande Puffo, che dici? Non spingiamoci troppo avanti. Ok, viene top insieme a Yuumi, quindi qua non c'è nessuno. Ottimo Vayne Lethality. Il male più grande dell'universo, Vayne Lethality di Omona. Holy shit, che combo della Madonna che io ho tirato, porca troia, non pensavo neanche di riuscire a fare una roba del genere, porca di quella puttana. Jesus Christ. Quella è una di quelle robine che andrebbe un pochino clippata. Ho usato il Gale Force, vista? Adesso sarà contento il grande Puff. Adesso sarà contento. Aspettiamo. Il cazzo, aspetto, prendo il crit. Per arrivare a 55 va più che bene. Poi scala lei anche. Va bene, va bene, va bene così. Chiesto sorrendere a caso, ma vaffanculo. No, no, tranquillo, tranquillo, grande Puffo. Ci piace essere gente scontrosa. No, scherzo. Grazie Simo Samo per la clip, eh. Molto gentile. Apprezzo tanto. Forse riuscivo ad ucciderla anche di Gale Force Core, non sono sicuro. Merda, il carretto, se l'è impappato lui con la tubercolosi. No, mettiamo una ping qui.
E raccogliamo. No, non ci arrivo. Ok, vai. Ma se non la sprecavo come un imbecille su Poppy, Mattia ce l'avevo. La tua torre è stata distrutta. What? In che senso, scusate? Ok. Va bene. Allora, qua c'è Malzor, ritorniamo a meta. Viene morto. Andiamo, 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 go, 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 go. Non ci credo. Mi ha resettato delle altre impostazioni. Santo Dio, questo gioco. Teste di cazzo. Teste di cazzo, veramente. Porca troia. Che rabbia. Mi ha resettato le altre impostazioni. Non ho il ballo e non ho la maestria. Ma vaffanculo, imbecilli. Sono riuscito a fare niente. Teste di cazzo, Dio buono. Sta roba qua mi ha fatto incazzare in un modo bestiale, vaffanculo. Rotte le emote. Maestria, emote maestria, eccolo qua. Sono essenziali, sono essenziali. Simo Sama, ero sicuro di poter fare il Gale Force da un lato e schivargli le cose. Non so perché il Gale Force è partito, ma non mi sono mosso. Quella è stata molto, molto interessante come cosa, devo dire. Vai top, bruttone. È 0-8 il nostro Nasus, in che senso? Con il Drake. Ok. No, ho fatto la game frastellato, ho sbagliato. Ok, l'ha lastitato lui. Anche non illarlo a quanto pare. Andiamo a fare il Baron e il drago. Così forte l'estensore su Xayah. Mate,
D più forte rispetto alla PDA più AD. Quindi vuol dire più danno, perché Xayah si basa sul danno, sull'AD, non sull'attack speed. Xayah ha già tutto l'attack speed che gli serve sulla V, quindi non hai problemi a non buildarlo. Ha più AD da Ability Haste che è forte e dalla lama incantata che dà un sacco di danno. Cosa pensi del prossimo buff? È interessante, per questo hai deciso di giocarlo. Ciao Warrigon, tutto bene, tu come stai? Bellissimo. Holy shit, che danni che mi ha tirato. Porca troia. Ho trollato. Non ho schivato la bomba. Tasto usi per l'autoattacco? Utilizzo un tasto laterale del mouse per il movimento attacco automatico, che sono queste freccette qua. E poi basta. Poi uso T, che è quello che vedete con cui guardo il range, che è quello che è tipo su C o una roba del genere. Ciao Faster, come stai? Bellissimo. RIP Warrigon, mi spiace. Come mai stai male, Faster? Come va il lavoro? Movimento come attacco, che finché c'hai qualcuno in range da attaccare, te lo attacca. E non devi per forza attaccare, cliccare su di lui per attaccarlo, ma attacca il nemico più vicino al cursore. Ecco come funziona Grillo. Holy shit, che martellata! Va bene, abbiamo finito, dai, chiudete. Beh, comunque non stanno andando male, questi game con Saya. Sono belli.